Papà, ma quindi tu cosa ne pensi del lanciafiamme di Octi? Vabbè, bravo, bravo, mi hai battuto in un gioco in cui sono nuovo. È su Fortnite che sono un pro. Vediamo lì cosa sai fare lui contro uno, caro Octi, eh? Eh sì, il padre di Zerbian, o come lo chiamerò d'ora in poi, Zerbian Papi, è abbastanza arrabbiato con me perché l'ho stracciato e vuole fare l'1v1 con me su Fortnite. Oh, così magari entriamo negli RCN. Quindi sarà meglio che questo video arrivi a 10.000 like se volete assolutamente che io sfidi il padre di Zerbian in una 1v1 su Fortnite. Inoltre vi ricordo che se non vi iscrivete al canale e non attivate la campanella, Faris in persona verrà a trovarvi questa notte per farvi vedere un bel glitch per i V-Bucks! Ma ora via il cappello e fuori l'uccello! Alcuni mi dicono che Fortnite li ha stufati e che dovrei portare altri giochi. Perciò ho deciso di introdurvi ad un gioco a cui ho giocato molto ultimamente. Io lo dico sempre, non ho molto tempo per giocare a tantissimi giochi. Infatti i miei preferiti sono Fortnite, che gioco nelle live, e Hearthstone, che gioco magari quando sono in bus o quando sono in qualche sala d'attesa. Però ultimamente ho scoperto un gioco nuovo e ho deciso di proporvelo anche a voi. Sicuramente voi direte, ah, giocherà a giochi famosi tipo Minecraft. No, non giocherò a Minecraft visto che io ci gioco da quando è uscito. Quando io ero in seconda media, prima media, e veramente ormai ne ho fin sopra la pelle di Minecraft, non lo voglio più vedere in vita mia. L'ho visto troppo. Brawl Stars direte voi, perché il secondo gioco più famoso in questo momento è Brawl Stars. No, ma qualcosa di simile. Diciamo che Brawl Stars ci ho giocato abbastanza agli inizi, ma non mi ha preso particolarmente. E mi sono stufato dopo un po' per dei motivi che dopo vi spiego. Ma è Hero Strike il gioco che ultimamente, mentre sono in fase di riflessione massima, mi attira assai. E ovviamente ho deciso di giocarsi con dei miei amici YouTuber che sicuramente conoscerete. Crazy Mad, Max Random, Casuosan, Zerbian e di conseguenza Zerbian Papi, che non è stato felice e probabilmente adesso mi odia e dopo vi spiego perché. Ciò che mi piace un sacco di questo gioco sono le innumerevoli strategie che puoi creare col personaggio in partita. Diciamo che ogni personaggino ha una classe, tra queste cecchino, assassino e difensore. Tipo i difensori sono quelli che hanno un sacco di vita ma magari fanno meno danno, i cecchini sono quelli che magari fanno danno a distanza e ne fanno tanto ma hanno pochissima vita, gli assassini sono quelli che hanno danno e vita media per andare a fare attacchi corpo a corpo, tutte queste cose qui. Ma secondo me la cosa veramente bella è che ogni personaggio, oltre ad avere la sua abilità peculiare che lo contraddistingue, che solo lui ha, può possedere altre due abilità che noi scegliamo. Quindi ogni personaggio in realtà può essere giocato in tante varianti diverse. Non è che lo stesso personaggio ha solo un tipo di gameplay e fa sempre la solita cosa, tipo se magari è un healer allora sarà sempre un healer. No, sono proprio quelle due abilità che tu puoi intercambiare per creare un sacco di strategie diverse proprio in tempo reale. E questa cosa rende tutto il gioco un po' imprevedibile perché è quello che mi interessa. Brawl Stars mi ha annoiato parecchio perché dopo un po' tu capisci già come attacca un certo personaggio, tu sai già che nel cespuglio troverai un bull pronto lì ad attaccarti, quindi sai già che non devi avvicinarti in certi angoli o robe. Mentre in questo gioco tu non sai se quel personaggio che normalmente da vicino fa schifo ha un'abilità che da vicino lo rende potentissimo e tu rimani fregato. Cioè, Brawl Stars comunque è un gioco molto bello, per carità, ma dopo un po' è diventato abbastanza prevedibile e ho smesso di giocarci, come dico sempre nelle mie live. Troppo prevedibile e non dà abbastanza strategie differenti. Non dico che non ce ne siano, dico che non ce ne sono abbastanza. Invece, in Hero Strike la strategia può variare anche completamente nella partita stessa. In questa modalità, per esempio, Ascesa dei Re, dove l'obiettivo è prendere 30 pezzi di corona in modo da essere re e durare almeno 30 secondi con questi pezzi senza che gli altri ti uccidano. Mentre tu hai 30 pezzi, sei più potente teoricamente. Quindi comunque magari anche per gli altri è più difficile ucciderti. Ma il bello è che la strategia che uno adotta può variare tantissimo. Il personaggio che ho usato è Rei, che è tipo un samurai super veloce, super potente, che fa attacchi di mischia, è un assassino, quindi deve avvicinarsi per uccidere. La sua abilità primaria è che diventa ancora più veloce e ancora più forte. E io posso fare due cose inizio partita con questo personaggio: o andare a rompere il culo a tutti gli altri, quindi iniziare ad attaccare tutti, oppure raccogliere power up, farmare power up in modo da potenziare le mie abilità per andare poi all'attacco. E qua uno deve scegliere cosa fare, perché se io all'inizio perdo tanto tempo a farmare power up, intanto gli altri giocatori prendono pezzi della corona e alla fine potrebbero vincere così e io potrei aver non combinato nulla di buono. Ma se non farmo power up e punto solo ai pezzi della corona, è possibile che a fine partita un giocatore pieno di power up che si è potenziato tantissimo le abilità venga a farmi il culo a strisce e io muoia. E secondo me questo è il
bello che uno deve elaborare diverse strategie e pensare un attimo. È skill based. Io per esempio sono uno che farma all'inizio e va attacco alla fine. E man mano che comunque raccogli power up, puoi decidere se upgradare la tua abilità primaria o una delle due secondarie, o tutte allo stesso modo, in ordine, come vuoi tu, in modo da adattare il tipo di potenziamento al tipo di avversario e al tipo di partita che stai facendo. Se ti rendi conto che una certa abilità magari in questo momento non ti serve, magari non la potenzi. Per esempio con Rei, che è un samurai super veloce, io ho deciso di metterci l'invisibilità in modo da attivarla e andare vicino ai miei nemici in maniera invisibile, e la pozza tossica di veleno che oltre a far danni rallenta i nemici. In questo modo io sono veloce e inizio a distruggere il mio nemico. Il mio nemico è intrappolato nella pozza, quindi è rallentato e sta prendendo danni, e io mi sono avvicinato a lui in maniera completamente invisibile. Quindi secondo me questa combinazione di strategia è veramente una cosa buona. Ma chiaramente è proprio questo il bello, che essendoci tantissime abilità tra cui scegliere, magari combinerò l'invisibilità con qualcos'altro per provare un attimo. Per esempio, un'abilità che vedrete dopo è una ventosa che acchiappa un nemico, gli fa danno e lo tira a te. Quindi magari non mi servirà neanche l'invisibilità, perché tanto avrò la ventosa per tirarmi addosso il nemico. Vedremo. E secondo me è questo che io adoro un sacco di questo gioco, che ci sono tantissime, tantissime opportunità di scelta, tantissime cose tra cui scegliere, tra le abilità, tra il farmare e il non farmare, tra il stare attenti a come giocano i nemici. Questo rende un gioco skill based e pieno di strategie. Quindi un gioco vario che cambia sempre. Mentre giocavamo con gli altri youtubers, tra l'altro, ci è venuto in mente di fare una serie chiamata La casa dello youtuber, dove magari quest'estate andare tutti insieme, tipo 10 youtubers in una villetta, e fare lì tipo la casa dello youtuber, quindi dissing, alleanze, montepremi. Cioè, vi immaginate i vostri youtuber preferiti che stanno in una stessa villa per una settimana competendo in varie sfide su Fortnite, Brawl Stars, Hero Strike, su qualsiasi gioco, per vincere un montepremi? Assurdo. Dopo ne parleremo sicuramente, penso. Intanto volevo mostrarvi invece l'altra modalità, Superstars. In questa si gioca 3v3 con l'obiettivo di raccogliere quante più stelle possibili. Anche qui ci sono un sacco di strategie a cui fare attenzione come giocare. Per esempio, io in questa partita che ho registrato stavo giocando Veinka, che è uno dei miei personaggi preferiti. La sua abilità primaria è quella di creare uno scudo direzionale che para tutti i colpi di un nemico, ottimo per scappare o per difendersi mentre si va all'attacco. Mentre come abilità secondaria ho deciso di prendere la ventosa che acchiappa il nemico e lo tira a sé, e il lanciafiamme. E il padre di Zerbian ha odiato il lanciafiamme. Eravamo io, Zerbian e Kazuzan contro Max Random, Crazy e Zerbian Papi. Inutile che abbiamo palesemente vinto grazie a me. La mia strategia, come starete sicuramente vedendo, è stata quella di prendere i vari power up per potenziarmi all'inizio della partita, per poi praticamente camperare al centro della mappa da dove escono le stelle e stare lì intoccato. Se ci fate caso, sono morto in tutta la partita solamente 2 volte. Però tipo avrò ucciso Zerbian Papi almeno 10 volte in tutto ciò. Cioè, secondo me con questo personaggio la ventosa OP, perché tu vedi un nemico che magari è distante, sta cercando di spararti magari un cecchino, tu lo tiri a te e oltre che tu inizi a ammazzarlo, anche i tuoi compagni vicini iniziano a sparargli. Distruttivo? Cioè, ed è questo il bello. Io ho adottato questa strategia di power upparmi e poi camperare al centro per vincere. Ma chiaramente questo personaggio può essere giocato in tanti modi diversi. È proprio questo il bello del gioco, che uno fa vari test con i vari personaggi finché uno non gli si addice, finché non trova una strategia che veramente gli spacca, e allora lì si diverte un sacco. Ogni volta che io ammazzavo Zerbian Papi con sto lanciafiamme, perché magari lui si avvicinava eccetera, io iniziavo a sparare sto lanciafiamme, non era contento. E alla fine vittoria con 30 kill, 2 morti, 10 assist e soprattutto MVP con 46 stelle raccolte, vorrei dire. MVP vuol dire most valuable player, vuol dire tipo il giocatore più importante. Siccome io ho anche la cosa dorata, significa che sono stato proprio il migliore di tutta la partita. Caso non ci è rimasto male. E chiaramente, raga, ho creato la mia gilda pura fibra italiana, quindi sbrigatevi ad entrare che i posti sono limitatissimi. Il bello di questo gioco è che tipo ha il codice affiliato, quindi siccome mi piace, se voi lo scaricate o se l'avete già scaricato dal link apposito, riceverete un regalo. E quindi, se volete sostenermi e farmi avere un regalo, dovete scaricarlo dal mio link, in modo che io ogni 150 persone riceva anch'io un regalo in gioco, che penso sia un sacco di oro. Non si sa benissimo cos'è un regalo, perché ancora non l'ho ricevuto, però voi lo riceverete grazie a me, beati voi. Comunque raga, vi consiglio assolutamente di provarlo e di farmi sapere cosa ne pensate, perché se vi piace potrò portarci dei video in futuro sul canale per cambiare un po' da Fortnite. E non dimenticate appunto di usare il link per ricevere un regalo e per farlo ricevere anche a me. Ehi tu, desideri per caso tenere la rarissima skin
Glow, Wonder o Honor. Purtroppo l'Iconic non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la Glow addirittura a $49. E non solo, io ti offro anche grandi sconti per te ed i tuoi amici. Inoltre i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione.